Grave incidente stradale a Milano giovedì sera nella zona di Quarto Giaro che ha portato una tragica perdita di vita e gravi ferite per un giovane. L'incidente, le cui circostanze esatte sono ancora oggetto di indagine, è avvenuto poco prima di mezzanotte all'incrocio tra via Satta e via Vittani. Nello scontro due veicoli sono entrati in collisione in modo estremamente violento, una Mercedes nera e un'utilitaria rossa. Sul luogo dell'incidente sono intervenute immediatamente quattro ambulanze e tre auto mediche del servizio 118 per prestare soccorso. Purtroppo una giovane di 20 anni è stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Niguarda ed è deceduta poco dopo il suo arrivo, mentre un ragazzo di 21 anni è ricoverato in condizioni gravissime a San Gerardo di Monza, dove è in prognosi riservata. Altri tre giovani, tutti ventenni, sono stati trasportati all'ospedale San Carlo e all'Humanitas in condizioni codificate come gialle, indicando un grado di gravità meno critico. Gli agenti della polizia locale hanno condotto le indagini iniziali sul luogo dell'incidente, ma al momento rimangono ancora da chiarire le cause del sinistro e le eventuali responsabilità.